Oggi il tema per me, io l'ho scritto qui, sono circondato, devo perdere le speranze. Io le speranze non le perdo, però inizio a avere un po' di timore. Proprio del fatto di essere... Ragazzi, non... siamo in un paese dove tanti si sopravvalutano, è un paese dove sicuramente molti si danno dei numeri uno. Io non mi do del numero uno. Io dico che sono uno, però. Cioè, sono l'unico che sta... disperatamente cercando di provare a non a risollevare, ma a rimettere in vita un meccanismo, rimettere in moto un modo di vivere giusto, sano la musica, perché quello che stiamo vivendo è incredibilmente malsano e così come in tanti altri aspetti della nostra società non ci stiamo rendendo conto del male che stiamo facendo con le nostre azioni o non azioni. È veramente impressionante. Io ho letto l'intervista di cui parleremo tra poco, perché è il centro della nostra puntata. Grazie per il treno se in questo minuto riusciamo a completare il livello 4, ragazzi. E francamente, quando leggo queste cose dette con questa leggerezza, ma anche con tutta questa prosopopea, con questa autorità, con questo... veramente con questa facilità, io mi chiedo se persone con la barba bianca, che dovrebbero rappresentare la saggezza, dovrebbero essere, grazie Chris Cronenberg, grazie Sushi, grazie ragazzi, grazie Vitto, queste persone, grazie Giglio, che dovrebbero rappresentare la saggezza, no, l'uomo con la barba bianca è l'uomo saggio, è l'uomo che ha esperienza, insomma qui parliamo di persone che hanno veramente tanti lustri addosso e che hanno visto tante cose. E poi li vedi affrontare con questa superficialità, con questa leggerezza, lanciarsi proprio in dichiarazioni che sono oltre il dannoso. Cioè, parliamo di qualcosa di deleterio, parliamo di qualcosa... Grazie Davide Milione. Cioè, parliamo veramente di qualcosa che fa male. E fa male a chi, a differenza loro, tutti i giorni combatte. È come se arrivasse qualcuno a pontificare... da lontano, parlando, non so, di gente però che si fa il culo tutti i giorni per cercare di fare quello che dovrebbero fare anche loro. E non lo fanno perché hanno perso contatto con non solo la realtà, ma hanno perso la voglia di lavorare, hanno perso la voglia di stare appresso alle cose. E per giustificarlo, per dare una credibilità, una parvenza di ineffabilità a quello che hanno scelto di fare o di non fare, pontificano, invece di dire ascolti ancora la musica di oggi. No, perché? Perché non li sto più appresso, perché c'ho i miei cazzi, quindi non riesco più a starli appresso, mi dispiace. Questa sarebbe l'unica risposta accettabile da parte di queste persone. E allora accetterei un mondo di Assante, di Castaldo, di Zaccagnini, perché lui è la persona in questione. E invece viene tutto glorificato. La gravità dell'articolo di Rolling Stone, oltre che nelle parole gravissime di Zaccagnini, risiede nei toni appecoronati per l'ennesima volta, e non si sa per quale ragione, del giornalista Andreas, Gianmarco Aimi, o Aimi si chiama questo, chiamiamolo giornalista, io non so, credo sia un fan di Zaccagnini, non credo possa essere considerato un giornalista. E allora l'altro giorno sono andato a vedere anche un'altra cosa che mi ha colpito e mi ha fatto incazzare. Ed era la recensione, adesso ve la faccio vedere, di Ernesto Assante all'ultimo disco dei Verdena. Non so se l'avete letta, non so se vi siete imbattuti in questa perla di italo giornalismo. Io sì. E sono rimasto per l'ennesima volta male, sono rimasto per l'ennesima volta sgomento, perché un giornale che deve fare critica non si pone in maniera critica, e un giornale che deve fare una recensione soprattutto, perché viene in realtà venduta come una
pseudo recensione. Eccola qua. Torna la magia dei Verdena. È un disco più leggero, ma ci puoi sempre vedere la morte. Volevo Magia, il settimo album di Alberto Ferrari, Luca Ferrari e Roberta Sammarelli, arriva dopo 7 anni di silenzio e fa molto rumore, Ernesto Assante. Quindi c'è una parte editoriale. Il titolo è bellissimo, ma amaro. Con il verbo al passato, volevo magia, ma di amarezza, a dire il vero, nel nuovo album di Verdena ce n'è poca. Più aperto, più leggero, sempre che usare il termine leggero abbia senso con i Verdena, che per propria natura, per propensione creativa, leggeri non sono. Più accessibile, forse. Sta dicendo che è un disco più commerciale, ma non ha il coraggio di dirlo. Volevo magia è un grande disco rock. Il rock è uno stile di vita, vedete? Guardate la vergogna di questa intervista, di questa pseudo recensione. Non è una recensione. È una finta recensione di uno a cui non va più di recensire nulla, non c'è né un track by track né una descrizione del disco, non si entra nel merito di nulla. Dopodiché si intervista la band, dopodiché c'è l'intervista al gruppo. Non c'è una sua considerazione. Ernesto Assante non c'è in questo articolo, se non in una maniera appecoronata. Ti dice che è un grande disco rock, ma non ti dice perché sia un grande disco rock. Ti dice che è un disco più commerciale, in realtà non sembra neanche un bel favore. E tutto il resto è un'intervista. Guardate, e i Verdena, vi leggo le parti di Assante, perché questo è importante. E i Verdena, grazie Davide Milione. I Verdena sono rimasti loro stessi con grandissima coerenza e forza dopo ben 7 anni di assenza, 7 anni trascorsi dal loro precedente album End Cadence. E di nuovo parlano loro. Ma in 7 anni è cambiata la musica in tutto il mondo e in particolare in Italia, ed è cambiato il pubblico, per gran parte del quale i Verdena di Volevo Magia sono sostanzialmente una band nuova che esordisce con questo nuovo album nel nuovo mondo dello streaming. 7 anni per lui. Il nuovo mondo dello streaming è un qualcosa avvenuto negli ultimi 7 anni. Del nuovo mercato musicale, delle nuove generazioni che ascoltano altri suoni e cantano altre parole. In realtà c'è una forte contraddizione in quello che lui sta dicendo. Sta dicendo che i Verdena non li conoscono i giovani, non sanno chi siano. E quindi però questo disco va a trovare un appeal in loro, che però contraddice, perché dice questi ascoltano altro, hanno altri sistemi, non conoscono la loro storia, quindi non si sa perché dovrebbero ascoltarlo i giovani. Tant'è che dubito che i giovani possano ascoltare il disco dei Verdena. Dopodiché non c'è una parola di nuovo scritta da lui fino a qua. Di certo la leggerezza nel nuovo album si sente, quindi abbiamo capito che un disco commerciale è leggero. E anche questo contraddice quello che lui ha detto all'inizio, perché ha detto sì, leggerezza, ma questi non sono mai leggeri. Allora, o sono leggeri o non sono leggeri, alla guisa dei Verdena, ma spiega. Di certo la leggerezza nel nuovo album si sente. Una certa forma di divertimento è prevista nella nuova musica della band. Non spiega né come, né in quali tracce, in quale maniera venga ottenuto questo tipo di divertimento, di leggerezza, se nei testi, se nelle argomentazioni sonore, non viene detto niente. Per scelta, sottolinea Ferrari, dopodiché ripassa la palla a lui. Lui si limita a quella frasetta. Sette anni tra un album e un altro sono tanti, ma i Verdena hanno usato questo tempo in molti modi diversi. E risparisce dall'intervista, non c'è più. La parola ripassa a loro. Il suono dell'album è forte, nitido e meravigliosamente contemporaneo. Meravigliosamente contemporaneo. Voi dovete dirmi, cazzo, se questa può essere una espressione concepibile con il ruolo di un critico musicale. Meravigliosamente contemporaneo. Non viene detto né come né perché, niente. Il suono è forte, nitido e meravigliosamente contemporaneo. Nonostante non ci siano i suoni o le atmosfere simili a quelle che sono nelle canzoni e negli album in classifica.
Quindi c'è contemporaneo, ma i suoni sono diversi. Certo, perché non è contemporaneo e simile al pop che è in classifica. Il paragone, caro Assante, lo dovresti fare con il rock che popola, se popola, le classifiche, o forse esclusivamente le classifiche rock, di Billboard, inglesi, ovviamente non quelle italiane. Quindi il paragone, perché lo fai col pop? Che cialtronata è farlo col pop? Ma le classifiche del resto non sono mai state nell'orizzonte degli interessi dei Verdena. Per loro la musica è libera, irruenta, forte, personale, viva. Il resto è noia. Non ha detto un cazzo. Ha detto uno stereotipo, un'ovvietà che potresti prendere ed applicare ai Marlene, agli After Hours, a chiunque altro. È applicabile a tutti. Ha detto una cosa generica semplicemente di chi fa rock e lo fa in maniera alternativa. Non ha detto un cazzo. Dopodiché finisce l'intervista con un virgolettato di Alberto. Questo, signore, è Ernesto Assante. Questo è il critico insieme a Castaldo di Repubblica. Non, invece che cogliere l'occasione per fare una recensione, invece che cogliere l'occasione per tirare fuori la sua esperienza nella capacità di contestualizzare, di paragonare, di spiegarti che cosa vuol dire ogni singola frase che lui attribuisce a un disco, lui utilizza l'occasione per nascondersi e usare un'intervista. Allora fai un'intervista. Allora astieniti totalmente dal giudizio, togli meravigliosamente, togli qualsiasi roba che tu hai detto e che non hai approfondito, perché questo è un crimine, tu hai fatto, è un insulto nei confronti di chi questa professione fa. È un insulto nei confronti di chi questa professione fa, con rispetto. Il fatto che tu non abbia più rispetto nei confronti della tua professione non significa che tu debba utilizzarla in una maniera dannosa, perché questa roba è dannosa come modello, perché una persona domani dirà: che cacchio ci vuole a fare una recensione? Ho un'intervista, uso i suoi virgolettati e ogni tanto ci infilo qualcosa. Questa è l'immagine della recensione che viene, che arriva da questo pezzo. In più è un marchettone, peraltro inutile. Bravo Galactic Cowboy, sono pienamente d'accordo con te. Grazie Torre Fede, grazie mille per i 6 mesi. Grazie, meravigliosamente abbonato. Grazie, bravo. Grazie. Io resto veramente stupito. Se anch'io lavorassi in questa maniera, io mi sentirei in colpa in primis nei vostri confronti. Se trattassi, per esempio, le vostre recensioni, motivo per cui non stanno uscendo è perché ho cura per quel tipo di lavoro. Quindi io non voglio darvi una roba sottolivellata solo per darvela. Perché non ha senso. Perché tra l'altro scriptamanent, ma anche verba in socialis, restano. Perché all'interno di una mia recensione resta lì, quindi chiunque può vederla, può vedere come lavoro, come parlo, come analizzo, e può dire: ma guarda sto cialtrone cosa spaccia per recensioni. Eppure io continuo ad avere un amore nei confronti del mio lavoro, della mia professione, di come va svolta, dell'etica che dovrebbe esserci dietro questo tipo di lavoro, e non mi sento stanco. Non mi sento ancora stanco, ho ancora tanto, sento di avere ancora tanto da dire. Perché la musica non è una cosa che svanisce, se la tieni viva, ovviamente, ed è il senso anche, è il motivo per cui sono qui a lavorare con voi. In più, pensate, non mi paga nessuno se non voi per farlo. E qui ci sono lettori, ci sono abbonati che acquisiscono una cosa del genere, che capiscono che la recensione, o meglio, non capiscono più che cosa sia una recensione, non sanno più che cosa sia. Questa roba qui è, per me è un affronto, è un insulto al mio mestiere. È un insulto al mio mestiere. Io mi sento offeso da questa roba qui. E Dio solo sa che non sto facendo appunto quelle recensioni, non le metto fuori perché c'è un lavoro dietro. Perché c'è un lavoro dietro che porta via ore.
perché è giusto, perché te la devi sudare, perché quando, quando esce fuori, come nel caso di Hounds of Love, tu ne devi essere orgoglioso e devi sentire dentro di te che prima di piacere al pubblico piace a te e dici, cazzo, eccolo, vai, si va in stampa, si esce. Ed è la stessa cosa che io voglio fare con i vlog, non voglio darvi un prodotto scadente, non devo andare a fare il cretino in giro ai concerti, voglio portarvi dentro i concerti, voglio portarvi a parlare con le persone, voglio arrivare anch'io a volere bene al calvellone o all'amante dei dinosauri, voglio anch'io arrivare a quello, perché è importante, perché se conosci vuoi bene, ti affezioni, e è quando non conosci che parli a vanvera e purtroppo screditi e purtroppo lavori in questa maniera che è mortificante. Ne esce un assante che ci abbia raccontato due parole sui Verdena, che sappia chi siano i Verdena, ci ha raccontato la loro storia, i momenti più alti della loro carriera, il loro sound, cosa fanno. Tu che non sai chi siano i Verdena, con questo articolo di assante, cosa hai capito? Cosa capisci di loro? Che cosa fanno questi? Commerciale, però non come quello in classifica. Quindi come? Quindi come? Sei tu che mi porti alla domanda, ve l'ho sempre detto, chiedetevi perché. Come i bambini, chiedetevi perché. Ora, se questo è grave, grazie a nessuno più ormai, grazie mille. Grazie. Quello che pubblica Rolling Stone oggi, anzi non oggi, l'articolo è del 25 settembre. Quindi ieri, è incredibilmente e paradossalmente peggiore rispetto a quello che abbiamo fatto, perché c'è un giornalista, questo Gianmarco Aimi, chiaramente asservito a Zaccagnini, stiamo parlando di uno che è asservito a un altro che non esiste, perché vive a Dublino, è fuori da ogni scena possibile, da ogni tipo di... Credo che sia uno che neanche pagando potrebbe farti fuori professionalmente, neanche pagando. Eppure lui parte totalmente a pecora. Non gli chiede dei proverbiali comportamenti di Zaccagnini, che tutti sappiamo, li sappiamo qui in chat, che faceva le recensioni a concerti che non vedeva. Come quello, per esempio, degli U2 dell'87. Lui non l'ha mai visto quel concerto. Il giorno dopo uscì. E altri concerti. Arrivava con un'ora di ritardo e poi si permetteva di farne la recensione. Tutti sappiamo chi è stato Zaccagnini. Zaccagnini è stato un incredibile ladrone del mestiere del giornalista musicale. Forse avrà iniziato con le migliori intenzioni, ma come i Fegis e come tanti altri. È finito... Ma negli anni Ottanta era già finito. Zaccagnini era uno non credibile già negli anni Ottanta. E che cosa fa Zaccagnini? Si fa intervistare, sembra un libro più che un'intervista, è talmente dettagliata che sembra veramente un libro, cioè è un lunghissimo pompino, cioè è una roba dove... Anche le tue mascelle si iniziano a sentire male, inizi a sentire il dolore, dici cazzo ragazzi non può durare così tanto, cioè fermati, e a un certo punto chiudila, eppure va avanti, raccontando le sue amicizie, io migliore amico di Lou Reed, io migliore amico di Springsteen, io amico di Madonna, io amico di questo, e quindi... Il tuo mestiere è amicizia o il tuo mestiere è critica? Perché per me tu puoi non essere amico di nessuno, anzi, più sei amico di, più mi fai pensare che il tuo lavoro non riuscirai a farlo in maniera imparziale, perché tu rappresenti un'unica parzialità, la tua, cioè sei tu con la tua opinione, e la tua opinione, per essere appunto quella di, lui era editorialista del Messaggero, deve incarnare più o meno e sapere indirizzare il pubblico del Messaggero. Okay? Il titolo è questo. La musica di oggi non esiste. Il passato irripetibile. I paragoni da idioti.
Ora tutto potevo immaginarmi nella vita, tranne che di beccarmi dell'idiota da uno Zaccagnini in esilio in Irlanda, a Dublino, da chissà quanto tempo. Francamente non me l'aspettavo. Ma è proprio quel da idioti, è proprio questa immagine totalmente chiusa, ineffabile, non c'è nulla che si possa fare, non provateci neanche, non ci provate neanche, perché con tre frasi, e poi nell'intervista ovviamente ne usa molte di più, con tre frasi lui chiude le speranze di chi? Non me, perché a me non mi ammazza nessuno da questo punto di vista, sono talmente certo perché conosco. È come se a un matematico tu chiedessi quanto, scusate ma nemmeno, è come il discorso sulla sfericità della Terra. Chiedilo a un astronauta se la Terra può essere piatta, quello che cosa ti può dire? Dice, ma che cazzo stai dicendo? Ma che ne sai? Che ne so? La vedo. E quindi la risposta è semplice, sei tu che non la vedi che pensi che sia piatta. Zaccagnini pensa che la musica di oggi sia finita, chissà da quanto tempo. Io ho come la sensazione che quel tempo coincida esattamente con il momento in cui lui abbia tolto le chiappe da ogni tipo di redazione e si sia ritirato dalla musica. Non c'è niente di male, è del discorso che vi facevo all'inizio. Nulla è sbagliato nel dire la musica di oggi... Non la conosco. Il passato? Probabilmente irripetibile. Per quello che ne so, irripetibile. Per quello che ne so. Perché non sapendo, non posso darlo per certo. I paragoni? Non so, non sta a me farli. Non puoi dare dell'idiota a chi fa i paragoni, irripetibile il passato. Ma sulla base di cosa? Nessun passato è ripetibile. Per definizione. Perché quello musicale dovrebbe poter essere ripetibile? Se le condizioni sono totalmente cambiate, come puoi ripeterlo? È una delle cose, è una delle osservazioni da boomer, da dinosaurone, che io contesto a tante persone quando dicono beh, ma come fai oggi? Oggi dove stanno i nuovi Led Zeppelin? Oggi non li puoi avere i nuovi Led Zeppelin. Non perché... non sia capace l'umanità di produrre dei nuovi Led Zeppelin, ma perché le condizioni del mercato, le condizioni tecnologiche, l'avanzamento tecnologico, l'abbandono del fisico, l'impostazione delle case discografiche, tutto nel mondo del music business è differente. Quindi non potrai mai averli, neanche se si dovessero riallineare i pianeti, neanche se tu riuscissi con una DeLorean ad andare indietro, perché probabilmente i Led Zeppelin costruiti 5 giorni dopo i reali Led Zeppelin non avrebbero avuto la stessa carriera. Il passato è irripetibile, perché è il passato. E peraltro il passato, ed è questa la cosa che io condanno in questa gente, non chiede di essere ripetuto. La coazione a ripetere che noi vediamo, nella nostalgia, nel fatto del giorno della marmotta, di rivivere sempre la stessa roba, quello è una deformazione. È come se tu volessi credere che l'essere umano normale avesse una sorta di proboscide in fronte. No, non è così. È semplicemente che quel tipo di essere umano si è deformato in quella maniera. È un darwinismo fondamentalmente quello che accade alle persone nostalgiche. È un darwinismo al contrario perché non gli permette di evolversi, ma li blocca, ne ferma l'evoluzione, restano appunto come quelli incastonati nell'ambra, restano lì per le future generazioni per vedere guarda come erano fatti gli uomini negli anni 80, capito? Ora, l'articolo è mortale, ragazzi. Mortale. Guardate, vado direttamente ai passaggi. Allora, lui ha una famosa regola, la regola del 5. Il repertorio. Lui dice che grandi sono quelli che hanno la possibilità di cantare 5 successi.
Ora, intanto perché? 4 non vale, non puoi essere grande. Penso per esempio, non so, a band come i Tool o i Radiohead che successi non ne hanno quasi mai avuti. Anzi, forse il più grande successo dei Radiohead è un successo rinnegato. E onestamente no, non mi viene da dire 5 grandi successi. Non è il successo che determina l'importanza della band. E già qui siamo proprio distanti anni luce. Lui dice, Lou Reed, il più grande amico che ho avuto nell'ambiente. Il primo disco dei Velvet Underground lo ha realizzato in una settimana, spendendo $3,000. Ora con quei soldi che ce fai? Manco più il caffè ci prendi. Oggi un disco non lo fai con $3,000, oggi il disco lo fai anche con zero. Oggi lo fai con $100, lo fai con 200, dipende quanto costa la tua attrezzatura, oggi fai comodamente un disco. E $3,000 è pure un bel budget se 1,000 li vai a destinare al mastering, se 1,000 vuoi pagare uno che te lo mixa, in the box comodamente, gli mandi i file, e 1,000 diciamo se ci vuoi mettere anche gli strumenti che hai usato, se hai preso, non so, se non avevi proprio nulla, però qui si parla di $3,000 per gente che le chitarre ce l'aveva, gli amplificatori ce l'avevano, andavano in un posto e quindi... $3,000 a voglia, ci fai e come un disco? Ce ne fai 100 di dischi fondamentalmente. In una settimana, forse, non so quanto ci ha messo Billie Eilish con il suo fenomeno fratello produttore a fare il suo disco, ma l'ha fatto in camera da letto, ha pagato niente. Poi $3,000 degli anni, appunto, degli anni 60, ragazzi. $3,000 degli anni 60, oggi quanto saranno con l'inflazione e tutto. Sono 10K di adesso, secondo me sono di più di 10K, Ruben, molto di più. Quindi già secondo me spara due cagate impressionanti. Non vi dico neanche il tenore delle domande, come si diventa amici di Lou Reed, cioè. Ed è incredibile che lui risponda a questa domanda, non è incredibile. Se non basta l'incredibilità, l'incredulità della domanda, si resta ancora più increduli quando lui risponde a questa domanda. Come se tu mi dessi, come si fa a essere amici di Polgar? Che cazzo, non lo so, capita, certo. Ma che domanda è? Che domanda è? Che cazzo di senso ha? Oggi è più difficile per i giornalisti instaurare un certo tipo di rapporto con le star. No, oggi è come ieri, sbagliato avere un certo tipo di rapporto con le star. Ricordatevi Almost Famous. In Almost Famous il ragazzino sa che per etica, peraltro, stessa testata Rolling Stone, pensate come cambiano i tempi, magari fosse clonabile questo di passato, o l'etica lavorativa dei tempi. Questo signore qui, che è stato un mafioso della musica, lui come gli altri, non tutti mafiosi, avevano un giro mafioso, tant'è che lui lo sa che cosa dice? Lui dice, se un cantante osava parlare male di te, giornalista, che l'avevi intervistato, la redazione faceva muro, il giornale faceva muro, lo facevano fuori. Ditemi se questo non è un atteggiamento mafioso. Ditemi se è normale. Non è normale quindi criticare eventualmente se uno ha avuto dei problemi un giornalista? Perché no? Si deve beccare l'embargo di un'intera testata? Questo signore qui, a differenza dell'etica lavorativa, che non prevede l'amicizia, perché altrimenti se ne va a fanculo l'imparzialità, questo signore qui straparla e vaneggia su un rivendendo la bontà di un sistema che era mafioso. Non solo perché basato sull'intimidazione, ma perché basato sulle conoscenze, sull'amicizia, era un sistema totalmente errato. Come poteva lui parlare male di Lou Reed? Come poteva lui parlare male di Springsteen o di Madonna? Non poteva, infatti non lo faceva.
Poi dicono che era uno che le mandava a dire. Catroia, ragazzi. Vedi, il tuo collega del Messaggero Mattia Marzi, qualche tempo fa, ha lamentato di essere stato escluso dagli invitati a un concerto di Tommaso Paradisi. Marzi, mi dispiace che non ti abbiano invitato. Poco male, mi verrebbe da dire. Poco male. Cioè, hai rosicato perché non ti hanno invitato a un concerto. Non ti hanno invitato. Comprati un biglietto e ci vai al concerto di Tommaso Paradiso. Credo che sia tutto tranne che sold out. In seguito ad un articolo, è mai capitato anche a te? E come no? A quelli ho sempre detto, io devo parlare di musica e voi la dovete vendere. Sono due cose molto diverse. Però lasciatemi perdere. Ho avuto due grandi scontri simili con la Sony, lui dice. E lui dice, una volta... Dice, ma insomma anche i giornalisti dovrebbero essere più coraggiosi. Dice, sì, ma una volta c'erano anche dei direttori più coraggiosi. Eccolo qua. Quindi che cosa giustificava il tuo coraggio? Potevi fare lo spavaldo se il tuo direttore ti copriva le spalle. Mafia. Tu andavi lì a urlare, facevi la voce grossa, perché tanto sapevi che poi c'era l'intimidazione. Se non avessi avuto un bravo direttore, spalle non coperte e quello ti si inculava. Sì, ma una volta c'erano anche dei direttori più coraggiosi. Se succedeva qualcosa a un giornalista, quello che l'aveva attaccato era morto. Signori, l'ha detto lui, non l'ho detto io. Era morto. Si scriveva di lui tutte le volte. I giornalisti si devono rispettare perché portano una parola di libertà alla gente, ma i giornalisti hanno le loro colpe. Andiamo al punto che ci interessa. Che canzoni ti capita di ascoltare oggi di artisti italiani? I pezzi di Renato Zero, di Elisa. Basta. Dell'ondata trap non ti è arrivato niente a Dublino? La musica di oggi non esiste. Il passato? Irripetibile e unico. Voler fare dei paragoni è da idioti. La trap è tutta roba che non rimarrà. Quando questo tempo finirà, la gente capirà di aver vissuto un momento di completo straniamento nella musica, nel teatro e nel cinema. Quindi lui estende a tutto, eh? Vabbè, parlano anche di Mourinho, vabbè, siamo... Ti senti ancora un anarchico? Sì, certo, sempre anarchico è il pensiero e verso l'anarchia va la storia. Allora, fatemi chiudere questo articolo perché veramente mi viene il sangue al cervello, purtroppo. Un articolo del genere, così come l'articolo di Assante, così come tutte le dimostrazioni, le manifestazioni, come per esempio il programma di Amadeus, come il fatto che le testate che si occupano di musica e spettacolo stiano e abbiano dedicato tempo, spazio agli acqua che si riformeranno, per fortuna notaio non sembra interessata, almeno da questo punto di vista il passato non dovrebbe ritornare. Mi mettono in una posizione difficile perché io sono qui a fare una strana battaglia che molte persone non comprendono su un tema di cui non frega niente a nessuno. Perché la musica, grazie a Dio, va avanti a priori, va avanti, poi non è detto verso una buona o brutta direzione. E con questo non voglio dire che seguire me contribuisce al... far ritornare la musica in buone condizioni, magari ne avessi il potere, ma magari ne avessi il potere. Io posso soltanto creare emulazione. Ma quando vedi e quando leggi queste cose, ma chi dovrebbe venire a fare emulazione qua dentro? Chi? Chi dovrebbe venire qui a fare, ad emulare quello che sto facendo io? Chi? Io vorrei sapere quali sono i giornalisti musicali che, vedendo quello che sto facendo, dicono e si mettono in gioco facendo e dedicandogli tutto il tempo che gli dedico io, forse perché sono un pazzo, ma questa battaglia non la mollerò mai. Mai. Perché per me è troppo importante. Per me la musica è troppo importante. Per me la cultura è troppo importante. Vi confesso candidamente, io non ho votato a queste elezioni. Perché né il mio schieramento,
né il programma di qualsiasi altro schieramento prevedeva l'unica cosa che per me è fondamentale in questo paese. E va oltre i diritti civili, va oltre l'economia, ed è la cultura, l'investimento sulla cultura di questo paese. L'investimento sulla cultura. Nessuno nel proprio programma ripartiva da questo. Nessuno. Nessuno. E io non ho votato nessuno. Perché fino a che non torna cruciale, non si capisce che questo paese è avvelenato dalla propria ignoranza. È avvelenato dalla propria ignoranza, che ovviamente porta poi a certi risultati elettorali, che ovviamente porta a certa aggressività, che ovviamente porta a un certo tipo di linguaggio, a un certo tipo di cinema, a un certo tipo di musica, fino a che non capiamo che siamo vittime di un mancato investimento nei confronti della cultura da troppo tempo, da fin troppo tempo. Mi verrebbe da dire da Bondi in poi, mi verrebbe da dire, se proprio dovessi trovare un inizio, mi verrebbe da più o meno da pensarlo e trovarlo nella figura di Bondi, che almeno aveva una sua coerenza, perché Bondi non è Franceschini. Bondi era in uno schieramento che non aveva alcun interesse a generare cultura, perché non aveva cultura. E perché la cultura avrebbe portato l'elettorato lontano da sé. Semplice. Win-win. Io non ho trovato niente nei programmi elettorali, quindi non sono andato a votare. Ammetto di non essere andato a votare, consapevolmente. L'unico pensiero che avevo era cercare di tamponare, cioè andare a votare per, in qualche maniera, contrastare determinati numeri che erano peraltro largamente anticipati, e dentro di me ho avuto una sorta di curioso moto democratico dove dentro di me mi sono detto: ma se il popolo vuole questo in maniera così larga, perché glielo devo impedire? Vogliono questo, che lo abbiano. L'Italia è un paese dove una volta, ai tempi di Andreotti, il potere logorava chi non lo aveva. Oggi il potere logora chi ce l'ha. E questo l'avete visto con Renzi, con Berlusconi, con i 5 Stelle, con Salvini. Tutta gente passata dal 30 al niente o al poco. Non credo che si faranno sconti una volta tolto lo sfizio della Meloni e della deriva autoritaria. Sempre che, poi non lo sappiamo. Non credo che faranno sconti. Nessuno fa sconti in questo paese. Perché il punto è che vogliono qualcosa ma non sanno che vogliono. Il popolo italiano delega. Il popolo italiano giustamente dovrebbe delegare, nel senso che la politica è una rappresentanza, deve rappresentare te, quindi è giusto che sia così. Ma fondamentalmente delega perché non vuole avere i cazzi di dover entrare nella res pubblica, di entrare nella politica, di entrare nella questione sociale. Non gli interessa. Quindi che ci pensano? Chi è il migliore? Quello più severo, quello che ha la faccia più brutta. Perfetto. Benissimo. Evidentemente il popolo italiano non è consapevole che di essere vittima della propria mancanza culturale, della propria morte culturale. E quindi viviamo tutti quanti così la giornata, in maniera inconsapevole, come viviamo in maniera inconsapevole la nostra terra e tutto. Perché pensiamo e speriamo che ci sia sempre qualcuno che a un certo punto ci tolga le castagne dal fuoco. La musica vive la stessa identica cosa, e per me questo è molto importante, perché io la musica mi ha dato la vita, e io per riconoscenza voglio ridare indietro la mia vita a chi l'ha data a me. Quindi io non smetterò mai di cercare di rendere bella un'arte che nessuno in questo paese, o pochissimi, francamente, con risultati molto limitati, e soprattutto con scarsa voglia di mettersi in gioco,
stanno cercando di salvare. Io non sono affatto felice della situazione musicale nel nostro paese. Non sono felice di non ascoltare musica italiana perché la musica italiana è provinciale ed è fuori dal mondo. Ma d'altronde vivo in una città provinciale, vivo a Roma, è una delle città con l'atteggiamento, grazie Loop, grazie mille ragazzi, grazie. Io vivo in una città che ha un atteggiamento provinciale da sempre ed è una capitale ed è una delle città più provinciali in assoluto del nostro paese. Perché? Perché è convinta della propria grandezza. Ma nessun'altra città è come Roma. Però di Milano è bello il treno per ritornare. Nulla è paragonabile a Roma. Però poi dentro Roma fanno i puzzoni, la sporcano, ne parlano male. Però fuori, famosi panni sporchi, solo che poi sono sporchi. Perché nessuno fa niente. Roma è la città dove le case dentro sono tutte belle e le facciate fanno schifo, perché nessuno chiede che quello che è di tutti sia messo a posto. Basta che quello che è mio è messo a posto, che me frega. Roma è la città dei numeri uno, sono tutti forti, sono tutti fenomeni, tutti. Io sono il numero uno nel mio mestiere. E chi l'ha detto? Come lo dico io? Ah, ok. Guarda, se sono il numero uno, sono il numero due. E allora... Benvenga. Questa è la mia città. La città di quelli che vanno fuori all'estero, poi vedono che c'è civiltà, che c'è altro, però poi tornano, ma come Roma? Perché? Perché torni nel tuo posto, che giustamente a cui sei legato, ma tu non fai un cazzo per fare niente di meglio. Se devi fare un metro per buttare una cartaccia, non lo fai. Butti il materasso in mezzo, sporchi, inquini, fai lo schifo, la tratti male, imbratti i muri. Quindi io sono ben consapevole, io vivo nel provincialismo, io so cos'è il provincialismo. Grazie a Dio e per una mia fortuna innata, io non sono mai stato provinciale. Non lo so perché. Per qualsiasi cavolo di motivo non sono mai stato provinciale. E sono ben fiero di non essere un provinciale. Sono contento anche di spingere le persone ad uscire dal proprio provincialismo, perché di provincialismo si muore ignoranti. Perché se tu non hai la curiosità di andare a vivere, a vedere altri posti. Ieri parlavamo col notaio, quali sono dove andresti a vivere in Italia? Comodamente dicevo Bologna, nel senso che Bologna, anche il notaio diceva, è la città forse che ha la migliore dimensione, è quella più a dimensione d'uomo, no? Bella, è internazionale, la gente non è stronza, anzi sono persone allegre, sono persone... Facevo questo esempio, quando guardi quattro hotel o quattro ristoranti, so che non c'entra niente, fatemi divagare un attimo. In base a dove si svolgono le puntate, ti rendi conto che, a parte Milano e Torino, diciamo le grandi metropoli del nord, dove se vanno veramente male, Torino un po' meno, devo dire. Almeno in quello che è stato visto, un po' meno, c'era meno cattiveria, acidità. In certi posti del nord, cioè in Romagna, a Bologna, sì, c'era rivalità, ma in maniera sana, cioè non era dovesse mettere i tre a affossarsi per forza, parlare male dell'altro, dover per forza essere... spiccare come i numeri uno, era una sana competizione, nel senso esisto io e sono contento che esista quell'altro, è giusto, è come vivo io questa cosa, quanto, grazie padre Kane, quanto mi farebbe piacere che qua dentro ci fossero altri, quanto mi farebbe piacere che qua dentro ci fossero altri a fare il mio mestiere, poi potremmo avere scambi anche infuocati, ho avuto Pino Scotto in trasmissione, che è un personaggio molto lontano da me. Eppure siamo riusciti a parlare senza volgarità, senza dare al pubblico nulla di quello che si aspettava e voleva, ovvero il comfort di quello che già conosce. C'è Pino Scotto, preparamose al trash, che bello. È bello? Perché fa ride? E quando riflettiamo? Quando è che pensiamo? Quando è che accendiamo il cervello? A furia di risate, a furia di trash, a furia di leggerezza, a furia di cazzate, a furia di stronzate che ci cantano. Insomma, notavo come scendendo giù, più scendi e vai verso Roma, salvo la Romagna, l'Emilia e le Marche,
si tirano i coltelli, si odiano. È bruttissimo quello che succede. Fino ad arrivare in Sicilia, cioè dove veramente c'è una malsana competizione, peraltro estremamente provinciale. E tu dici, ma questa roba non fa bene. Non fa bene neanche al mercato, non fa bene alla città, non fa niente, non fa bene all'Italia, non fa bene a nessuno questa roba. Questo tipo di mentalità non fa bene a nessuno. Tu lo vedi nel mondo del calcio. Il calcio è un mondo fermo, è un mondo che non si evolve. Come nella musica, come nel cinema. Salvo qualche eccellenza, i Sorrentino, i Garrone, che poi non è che la azzeccano sempre, ma almeno ci provano, i Guadagnino ci provano. Tant'è che quando l'italiano ci prova, si apre il mercato americano, si apre il mercato. Quindi a volte mi viene da dire, il fatto di giocare sempre di rimessa, non sarà che alla fin fine siamo talmente provinciali che a noi interessa solo il successo in questo paese. Ci basta solo questo. Allora non battete le mani, ma infatti non gliele battono, ai Briatore, ovviamente. Briatore è odiato. Briatore rappresenta l'invidia sociale nella massima espressione. Briatore è stata una persona che ha fatto delle cose clamorose che probabilmente nessuno di noi dentro sta chat sarebbe mai in grado di replicare minimamente. Solo quello che ha fatto con la Formula 1 è uno che prende e quei fatti te li sbatte in faccia. E tu, mogio, te ne vai a testa giù e dici scusami, sono indegno, non te devo rivolgere la parola, colpa mia, sono stato stronzo io. E te ne vai. E noi non abbiamo rispetto per nulla di tutto questo. Noi godiamo nel portare su Valentino Rossi, la prima volta che cascava è una pippa, deve ritirarsi. Noi siamo questo. Questo è un paese malato. In una maniera profondissima. Questa non è rivalità, non è una sana rivalità, questa è semplicemente vivere e trionfare nella mediocrità. Poi ogni tanto ci fa piacere che qualcuno faccia qualcosa di buono, purché non insista a farlo, Perché poi ci stanno sul cazzo tutti, la Cristoforetti, che due coglioni questa, già ha rotto il cazzo la Cristoforetti, Bebe Vio ha rotto il cazzo, Bebe Vio. Tutti hanno rotto il cazzo, tutti rompono il cazzo dopo un po', tutti. Perché noi non accettiamo di guardarci allo specchio e vederci mediocri, vedere che noi non siamo buoni a fare niente, non eccelliamo in niente. Per quello non abbiamo cura delle nostre cose. E per questo abbiamo un'arte e delle rappresentazioni dell'arte così scadenti. Per quello da noi, se il pop in assoluto, a livello mondiale, possiamo azzardare di dire che non sia paragonabile al grande pop degli anni Ottanta, mi verrebbe da dire, ma grazie al grandissimo cazzo. La musica negli anni 70, 80, 90 era una musica, forse nei 90 no, ma negli anni 70 e 80 era una musica che ancora mescolava, aveva la capacità di creare nuove soluzioni. Nuove. Oggi non ci sono più perché hai fatto tutto. Mi ricorda l'Arcuri che diceva nascella sì, nascella no, hai fatto tutto. Cos'altro vuoi fare? Adesso puoi solo tirare fuori cose belle. Puoi lavorare sulla qualità, puoi lavorare su alcuni suoni se non hai uno snobismo nei confronti dell'elettronica, se non pensi che i suoni debbano uscire per forza da uno strumento vero. Cosa vuoi fare? Come può essere il pop di oggi, migliore o peggiore? È diverso. Rappresenta i tempi, ma il nostro nel nostro paese è una merda. A differenza di alcun pop internazionale che oggettivamente è scadente, ma tanto altro pop a cui si potrebbe fare riferimento. Per chi è che ha bisogno di scrivere l'ennesima commediola italiana con un titolo del cazzo col solito cazzo? Nessuno. Nessuno. Noi sì. Perché? Because we play safe. Giochiamo di rimessa. Perché per l'ennesima volta noi abbiamo bisogno di giocare di rimessa. Non di inventare, non di migliorarci. Che me frega. Ma io faccio sta commedia va bene, tiro su un qualche milione, sto a posto e faccio il prossimo film. E il prossimo film cosa sarà? Una cosa migliore? No, faccio un'altra commedia. Così poi ripio i soldi, qualche milioncino e faccio il prossimo film. Tu nella vita che hai fatto? Ho fatto dei prossimi film. Quanti? Tanti. Quanti soldi hai fatto? Quello, non è basta questo, non è arte. Finché non ritornano gli artisti all'interno dell'arte,
Luca Jurman lo diceva, mancano gli artisti. Noi abbiamo un sacco di gente che nel cinema, nella musica soprattutto, gioca a fare il musicista perché ha capito che puoi farlo comodamente. Se Jovanotti lo fa, ma che non lo posso fare io? Tananai, cos'hai da invidiare a Jovanotti? Sei giovane, sei stonato uguale, nessuno di voi sa scrivere una canzone o cantare, anzi Tananai sa pure scrivere il pianoforte. E tu che cazzo sai fare, giovano? Tananai fa musica. È la storia che lo legittima, non c'è neanche bisogno che sia un giornalista a legittimarlo. E il pubblico si accontenta, il pubblico abituato alla merda, perché dovrebbe all'improvviso dire oh, basta eh, oh, no Tananai, no adesso mi dai un po' di, voglio sentire un po' di Lucio Dalla in te. Ma che cazzo gliene frega la gente? Se noi non portiamo esempi diversi e non li portiamo da fuori, noi abbiamo rapper e trappers che non hanno praticamente, tranne quelli della prima generazione, non ascoltano l'equivalente straniero. I Verdena. Sono 6 anni che io non ascolto, sto Alberto Ferrari, sono 6 anni che non ascolto niente di tutto quello che è contemporaneo. 6 anni. Solo un coglione come Assante può dire che è meravigliosamente contemporaneo il tuo disco. Perché è ovvio che non può essere contemporaneo. Perché tu non sai cosa sia il contemporaneo. Sono 6 anni d'altronde che non lo ascolti. In 6 anni ci sono stati altri 3 contemporanei a cicli di 2 anni. Cosa ne vuoi sapere tu del contemporaneo, caro Alberto Ferrari? Devi sperare di aver fatto un disco che suona bene. Devi sperare di aver fatto un disco che possa piacere alla gente. Devi sperare di fare un disco che al tuo pubblico vada bene. Ma infatti il tuo disco non è fatto per aumentare pubblico. In realtà l'hai solo fatto un po' più commerciale perché forse ti è arrivata voce che la roba un po' troppo di taglio non va bene da noi. Perché c'è un tentativo di commercialità. E io dico, perché l'hai fatto? Perché l'hai commercializzato? Spiegami. Se per te, tu sei da 6 anni fuori dal contemporaneo, non sai che cosa sia il contemporaneo. Il pubblico, ovviamente, nuovo, per appassionarsi alla tua musica, deve trovarci qualcosa di contemporaneo. Probabilmente. È vero, esistono i Maneskin, non è detto. Ma tu non esisti per loro e non sei Maneskin, non sei un bel ragazzo. Francamente, adesso non ti offende, non hai un appeal sui giovani. Come speri di andarli a prendere? Col video sul trattore? E quindi siamo qui che gli esponenti dell'alternative italiano si possono permettere di dire io non ascolto musica da 6 anni. Secondo voi questa stessa frase, Talbot degli Idols, Grian dei Fontaines, ma guarda, mi spingo pure a Corey Taylor degli Slipknot. Potrebbero mai dire una frase del genere e non essere puniti dal proprio pubblico o dalla stampa? Si fa fatica, ragazzi. Io faccio molta fatica. E ripeto, continuo ad avere... Io sono qui per scelta, tra l'altro, perché... Sono qui per scelta perché... Ho fatto un errore iniziale, che è stato quello di fare questo canale in italiano. Perché probabilmente col senno di poi questo canale io avrei dovuto farlo in inglese, battermene altamente il cazzo, andare a intercettare un pubblico internazionale, tanto la mia proposta era comunque internazionale, non stare qui a penare per convincere voi ed altri che la musica internazionale sia buona. Nessuno mi avrebbe detto, però non so mica i Pink Floyd, però i Led Zeppelin, però mi ricordano questi, perché grazie a Dio, lì dove la vita non è provinciale come in questo paese, non si fanno certi ragionamenti e non si vive in questa maniera così superata, surclassata. E io mi dovevo fare i cazzi miei, però ormai sono devoto a questa missione. Chiamatemi masochista, però io ormai ci tengo. E siccome voglio bene a fin troppe persone qua dentro per poterle tradire, poter andare altrove come se niente fosse, come se gli ultimi 3 anni non fossero mai esistiti, io non sono fatto così.
E quindi resto qui, continuo a farlo qui con la speranza di riuscire a cambiare qualcosa. Lo cambierò mai? Non lo so. Però, francamente, di una cosa non ho bisogno e non ho bisogno di qualcuno che mi tolga anche il sogno, la speranza, il desiderio di poterlo fare. Almeno a quello straccio di utopia. Quello, lui dice che è un anarchico, io sono un utopista. Mi tengo stretta questa definizione. Hasta la vittoria.